un Eden fantastico dove proiettare sogni e desideri. Una villa come proiezione di un desiderio, visione fantastica di una vita nella quale sono eliminate le non armonie, dove il bello combacia con se stesso, dove la serenità e la pacatezza diventano sinonimi. Tutto questo per introdurre l'Eden fantastico di Roseto, veramente un polmone d'acciaio, un polmone nel centro cittadino. La villa comunale, eh sì, questo giardino non è altro che una versione ingigantita di una spinta emotiva che tutti abbiamo. Questa poi subisce una fusione quando entra a contatto con la cultura, con la poesia, con l'arte, plasmata e modificata dall'uomo che la modella secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Ed ecco la magia del professor Serafino Mattucci. Eh sì, stiamo proprio parlando della mostra antologica del professor Serafino Mattucci, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Roseto e curato dal critico Leo Strozzieri. Il professor Mattucci, conteso da tre cittadini abruzzesi, Visenti, Castelli e Roseto, anche se ad onor del vero il nostro maestro è nato a Filadelfia, ma tornato in Italia, frequenta la scuola elementare a Bisenti, ma uno zio lo condusse a proseguire gli studi in quel di Castelli prima e a Faenza poi. L'oggetto in ceramica per Mattucci deve servire sempre per una funzione, evitando di porsi come movimento riduttivo, come arte minore. Accanto alle mattonelle della pittura a fuoco, vasi, cocci, lacrimatoi, fiasche, bottiglie, si evidenzia sempre la loro destinazione d'uso, con un completamento che guarda da un lato alla tradizione artigiana e dall'altro ai temi decorativi della cultura contemporanea. Pur dotato di grande fantasia, Mattucci ha imparato a disciplinarsi alla scuola faentina di Anselmo Bucci, grande ceramista, il quale aveva sempre indirizzato i suoi allievi verso una realizzazione calibrata, temperando gli slanci dell'invenzione fantastica con la puntuale pratica di un'applicazione sperimentale. Ma l'aspetto importante per la formazione artistica del professor Mattucci è certamente il suo lavoro presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, sotto la guida di Morandi, ma principalmente di Virgilio Guidi, a cui il nostro maestro aggiunge una libertà espressiva e una densità cromatica priva di rigore morale morandiano in una nuova ricerca tendente alla perfezione e alla innovazione. Nel 1943 arrivò come insegnante a Castelli con un bagaglio di idee, di progetti specifici e collegamenti culturali freschi e innovativi. Subito si mise al lavoro con il preciso intento di rivalutare forme e colori della tradizione castellana. Fu proprio negli anni 50, ormai divenuto direttore della Scuola d'Arte di Castelli, dove si buttò con anima e corpo, è proprio in quegli anni che inventò la formula che forse ancora oggi risulta un mistero, la cristallina, vernice vetrosa, incolore e trasparente che conferiva alla maiolica proprietà inaspettate. La permanenza di Serafino Mattucci a Castelli è capitolo fondamentale per la scuola della ceramica, non solo castellana, ma addirittura italiana. È superfluo ricordarlo, altri con estremo rigore scientifico lo hanno già fatto. La sua produzione è estremamente misurata. Come l'osservatore avrà notato, lui predilige la forma geometrica, nella cromia si attiene di preferenza alla tradizione, ma tutta rinnovata e strumentata da accenti personali. Vedi il vaso policefalo, originale, espressione classica e selvaggia nello stesso istante, estrosa e ricca di fantasia decorativa. I vasi lacrimatoi con decorazioni e motivi della fauna acquatica esposta alla Mostra Nazionale di Faenza. Il vaso dal collo lungo dimostra l'estro del maestro di saper assimilare e tradurre in fatto decorativo di una personalità di eccelso rango quale è il Modigliani.
negli anni che seguirono si ebbero sue presenze in numerose mostre nazionali ed internazionali di alto prestigio, come per esempio a Bologna, Milano, Firenze, Roma, Faenza, Ravenna, Venezia e sì, a Palazzo Grassi, Palermo, New York, Copenaghen. Molti sono stati i riconoscimenti e le medaglie d'oro, è inutile elencarli tutti, finiremmo domattina. Ci limitiamo pertanto a sottolineare a grandi linee il contributo che sul piano della tradizione e del rinnovamento egli ha portato alla cultura castellana, abruzzese ed italiana. La sua vasta produzione si sviluppa in molte direzioni, in più momenti. Vi fu il periodo dei lacrimatoi, dei grandi vasi policromi e materici, quello che l'astronomo o l'astrologo in forma plastica ricca di elaborati elementi geometrici. Quella delle stilizzazioni geometriche di una produzione di alto artigianato artistico per l'apertura di spazi culturali e commerciali che a Castelli, in cui Mattucci fuse nelle forme plastiche della produzione castellana. Fu un periodo fondamentale per il rinnovato indirizzo della ceramica castellana. Un episodio emblematico di questo processo di rinnovamento fu la sua illuminata regia nella realizzazione di una gigantesca opera d'arte ceramica, il presepe, che all'epoca fece quasi gridare allo scandalo, ma che fu poi accolto in Italia e all'estero con tanto entusiasmo. Costituito da elementi circolari che si compongono come elementi modulari in verticale ed ad ognuno di essi rappresenta una figura sacra. È giusto, come sentiamo più tardi, che il professor Mattucci, dopo aver vinto tante avversità e diffidenza, parla di successi. Eh sì, parla proprio di successi, di conquiste, ma lo fa come è il suo solito, con modestia e con moderazione. Dopo il successo della mostra del presepe allestita a Roma, dove la critica ufficiale descrisse con parole elogiative il presepe, l'anno dopo lo stesso fu esposto in Terra Santa, a Betlemme. Il tutto per celebrare il 170° della morte di San Francesco. Non cessano ancora oggi riconoscimenti e congratulazioni per il professor Mattucci, che ha onorato l'Abruzzo con la sua arte. Anche nel sociale il maestro si è distinto, è stato sempre pronto alle nuove generazioni, organizzando e dirigendo perché nel futuro si potesse modernamente operare. Per concludere possiamo certamente affermare che con la sua figura di artista la nostra provincia si colloca nella storia dell'arte italiana. Ah, dimenticavo, la mostra inaugurata il 29 luglio resterà aperta fino al 12 settembre con il seguente orario, tutti i giorni compreso la domenica dalle ore 17 alle ore 23. Ecco, a questo punto ascoltiamo il nostro maestro ed il professor Ezio Sciarra, docente di sociologia all'Università di Teramo, al microfono del professor Paolo De Carolis. Conte mi diceva, io il tuo paese, e di fatto lo chiamò, in merito a questo paese, lui disse, ma tu ci hai inventato un paese in ceramica, una torre quadrata, una torre rettangolare, un castello con orologio, come, questa è la descrizione, ma tu, come, due torri, eccetera,
un castello con orologio, un obelisco con iscrizione, un paese di quelli che gli angeli, queste ponti, e i committenti del 400 portavano dentro un lembo del mantello come sopra un vassoio. Insomma, una bella descrizione, ma fatta, era alla Triennale di Milano. E il Domus parla perché là sopra ha pubblicato il paese e ci prima dice che poi non fa niente. Io sulla pittura devo di fare un discorso, perché è un discorso che va fatto e che me l'ho dovuto della mia vita. Sin da ragazzo ho avuto spiccata predisposizione per la produzione artistica, per cui fedele alle mie ispirazioni e incoraggiato da mio padre iniziai a Castelli i primi anni presso la Regge Scuola d'Arte per la ceramica e completai il ciclo degli studi presso l'Istituto d'Arte e il Magistero di Faenza, successivamente presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. I miei maestri, Virgilio Guidi e Giorgio Moranti, mi inculcarono gli elementi essenziali che sono alla base della mia cultura. In particolar modo Guidi mi trasmise il gusto e la sensibilità del colore, mentre Morandi seppe trasmettermi la sensibilità del segno, nozioni che ho potuto utilizzare anche nel campo della ceramica. Veramente mi è stato molto utile.